qua, ben ritrovati a tutti in studio, siamo qui a Ballando tra le News. Io sono sempre Paola Fabiani. Ci ho messo qualche minuto in più a rientrare dal nostro notiziario perché finalmente è arrivata la nostra grande ospite, tanto attesa, la grande scrittrice e grande donna Marta Locke. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno a te Paola, grazie per l'assistenza. Ma assolutamente, guarda, per me è un dovere, un piacere e soprattutto un onore averti qui nei nostri studi. Grazie. In diretta per parlare, come ho già detto e già annunciato, della mia mattina, perché noi abbiamo iniziato alle ore 9, quindi già insomma ho infarinato un pochino i miei ascoltatori sul grande ospite che avevo oggi. Grazie. Quindi di cosa avremmo parlato? Grazie. Quindi una grande scrittrice di libri, di romanzi. Sì, romanzi, saggio, ho scritto anche un saggio, poi aforismi, poi la mia rubrica L'attimo fuggente. Insomma, io sono proprio nell'ambito della scrittura, mi muovo trasversalmente. Questa cosa agli aforismi mi piace tantissimo perché io adoro gli aforismi. Sono una persona che usa anche molto i proverbi di solito. Ecco, io invece i proverbi no. Ah, ecco, però vedi. Però gli aforismi, perché comunque sono delle, io le ho chiamate un po' di tempo fa pennellate emotive, perché i miei aforismi sono filosofico emotivi, non sono filosofico razionali, no? quelli classici dove, certo, leggi la frase, ci devi ragionare sopra. I miei sono abbastanza immediati. Brava. Sono proprio, è un'emozione che io butto diretta, fuori. Diretta, esatto. Proprio deve essere istintiva e deve dare subito l'emozione che tu vuoi trasmettere in quel, sì, momento. Sì, io sono molto chiara, perché io voglio che il pubblico comprenda subito ciò che sto dicendo, però trascinandolo emotivamente, che secondo me è la cosa più importante. Ma io trovo un'affinità tra proverbi e aforismi, no? Perché comunque anche il proverbio in pochissime parole riesce a dire tanto. È vero, poi il proverbio è cultura popolare, no? Possiamo, certo, anche dire chi... che diciamo io sono una nuova proverbista. Ci sta. Contemporanea, non so. Ci sta. Può essere. Comunque gli aforismi mi piacciono tanto, mi piace anche leggerli, per cui sicuramente andrò sulla tua pagina Facebook, perché è lì che li possiamo trovare. Sulla mia pagina, sul mio profilo, anche sul mio sito web, l'aforisma del giorno. Tuo sito web, lo diciamo? martaloc.net. Perfetto, e dove sono andata io a curiosare un pochino? Mi hai spiato. T'ho spiato, lo ammetto, lo dico pubblicamente, ma giustamente volevo sapere qualcosa di più di te, visto, giusto, che ti avevo qua con me. Dovevamo fare un bel discorso in questa nostra mattina, quindi giustamente volevo sapere. Non avevo dubbi sulla tua professionalità, Paola. Grazie, allora ho visto proprio che appunto ti dedichi anche agli aforismi, che tutti i giorni pubblichi qualcosa sulla tua pagina di Facebook, sì, e ti ha reso così molto, non dico più famosa, però è stata apprezzata molto dai tuoi fan, dai tuoi lettori, questa cosa. Guarda, degli aforismi. Io ti dirò di più, mi sono fatta conoscere anche attraverso quelli, perché quando io ho scritto il primo romanzo nel 2010, come scrittrice ero sconosciuta, però io ho detto, ma io non voglio essere solo quella che ha scritto quel libro, io sono di più, cioè ho più cose da dire. Certo. Quindi come posso farmi conoscere dal pubblico, gradualmente anche, perché io poi non sono una che spalanca la porta e grida, io sono una che magari fa le scale a piedi, piano piano. Però piano piano arriva, che penso che sia anche la cosa, diciamo il modo più umile di andare avanti. Certo, no? L'importante, quindi, è arrivare al cuore comunque della gente. Brava. E farsi ricordare. Brava. E questi aforismi inizialmente mi deridevano. Perché? No? Perché quelli che conoscevo all'epoca, io ballavo latinoamericano. Pure? All'epoca sì, io ne ho fatte tante. Che meraviglia! E quelli della cerchia, no, di amicizie, qualcuno mi prendeva in giro e mi chiamava pensiero della sera, pensiero della sera. Ah, facevano gli spiritosi. Vabbè. Poi, mese dopo mese, giorno dopo giorno, mese dopo mese, il pubblico ha iniziato a aumentare sempre di più. E mi seguivano non solo, ma li aspettano adesso. Vedi, gli aforismi. Proprio perché con queste poche parole si riesce a esprimere un grande pensiero ed arrivare veramente al cuore della gente, a quello che sono le proprie emozioni che ognuno di noi abbiamo, in poche parole. Poche parole. Esatto, ed è questo il bello, proprio perché uno non deve star lì troppo a pensare, a ragionare, no, dire, legge una cosa e dice, oddio, cosa ho letto? Aspetta che ricomincio. Che è vero? Quando tu attivi la parte razionale, che ti distacca da un libro, ti distacca da
da un articolo, perché non sei più coinvolto emotivamente. Sì, non hai compreso, quindi devi ricominciare magari a rileggere, perché dici no, devi ho perso il filo. La parte razionale. E quindi magari ti allontani un pochino da quello che può essere la lettura di quell'articolo, piuttosto che di quell'autore, di quello scrittore, è ma vero? Ma poi il bello è che alcuni lettori mi scrivono, o qualcuno, quelli che mi conoscono me lo dicono, ma qualcuno proprio me lo scrive, mi dicono, ma Marta, ma tu sei veggente, come fai a dire la cosa che ho bisogno di sentire nel momento in cui ho bisogno di ascoltarla? Cioè, è una cosa innata che hai tu, che sia dentro, che sia nel cuore, che sia nell'anima, sì. Quello di trasmettere a qualcuno le proprie emozioni, perché si riesce comunque a capire quello che sono le emozioni degli altri alla fine, sì, è vero? Sì, io ho una fortissima, un dono, perché questo è un dono, non si può imparare, ho una, certo, una fortissima capacità empatica, certo, quindi io riesco a sentire le persone, ed è grazie a questo, ma poi magari ne parleremo più avanti, che riesco a far vivere i miei personaggi tirandomi fuori dal libro. Ah, ecco, certo. Cioè io mi metto da parte e faccio parlare loro. Ah, bene, deve essere una cosa molto interessante, molto, anche da leggere, anche perché ti tiene così incollato alla lettura, per non annoia forse. No, a parte quello deriva anche dal modo in cui scrivo, quindi certo, molto colloquiale, molto, certo, semplice, molto americano il mio stile. Ecco, vedi, appunto quello che dicevamo, dialoghi, ecco, esatto, che poi distraggono, non riesci magari a mantenere per troppo tempo la concentrazione. No, perché se tu ci metti, almeno questo è il mio pensiero, poi ogni scrittore è un mondo a sé, ma se tu impieghi 3 pagine per descrivere questa stanza, lo scrittore dopo un po' dice vabbè, scusami, il lettore dopo un po' dice vabbè, basta, ok, ho capito. Brava. Allora io do il flash fotografico, ma certo, poi passo subito all'azione. Anche perché come con l'aforisma, poche parole, ma alla fine dobbiamo... Concretezza. Esatto, quindi arriviamo al dunque. Dinamismo e brava, concretezza, la vita contemporanea. Esatto, e il nostro dunque di oggi è quello proprio di parlare con i nostri ascoltatori. Intanto li salutiamo, perché abbiamo aperto anche la nostra diretta, quindi ci vedono. Guardate che splendore di donna ho qui oggi con me. Ma anche tu sei bellissima. Sì, sì, no, guarda, lascia stare veramente. Grazie. Oggi abbiamo una bellissima donna, si può dire, no? Posso dirlo? Sì, certo. Perfetto, no, sai, magari non vorrei che qualcuno possa... Figurati. A noi donne poi fa piacere, da donna a donna ancora di più, cosa dici? Assolutamente, assolutamente. Perfetto. Poi guarda, io sono molto trasparente, io dichiaro anche pubblicamente la mia data anagrafica, quindi non ho nessun... Ma non è necessario, sai? No, questo qui non importa, non importa, però se vuoi, se ci tieni tanto, diciamolo. No, nel senso che sono, cioè mi sento più giovane adesso. E poi stai bene con te stessa. Sì, è che questo. Ne ho 46 compiuti, appena compiuti, di quando ne avevo 30, no? Perché sono in equilibrio, sono, certo, centrata con me, brava, stessa, e questo, sì, potrebbe essere un bell'argomento anche quello di oggi, oltre naturalmente a parlare di te. Intanto facciamo un pochino di musica, poi parleremo anche dei tuoi generi musicali, cosa ti piace. Ok. Ho Marco Dazzi, intanto lo ascoltiamo con il romantico sognatore, su Ballando Web Radio con una grande artista qua con noi, la scrittrice Marta Locca. Io sono Paola Fabiani, ben arrivati a tutti. Sono un tipo all'antica che forse non va più di moda. Credo ancora alla magica luna e al profumo di un fiore. Lo confesso, io sono un romantico, un sognatore. Voglio credere al sentimento che viene dal cuore. Poi ti guardo negli occhi e capisco perché. Dove nasce il mio sogno? Dal mio amore per te. Io vorrei regalarti le cose più belle del mondo. Io vorrei diventare poeta e parlarti d'amore, perché tu non sai che ti amo, perché tu sorridi al mio cuore. Vorrei essere pittore, dipingere quel tuo bel viso, i tuoi occhi stupendi e le labbra assai.
questo è un sogno, non voglio svegliarmi perché nel mio sogno io posso averti soltanto per me. Poi ti guardo negli occhi e capisco perché dove nasce il mio sogno dal mio amore per te. Io vorrei regalarti le cose più belle del mondo. Io vorrei diventare poeta e parlare assetate d'amore. Se questo è un sogno, non voglio svegliarmi perché nel mio sogno io posso averti soltanto per me. Nel mio sogno io posso averti soltanto per me. Marta, ogni tanto qualche canzone la dobbiamo anche mettere, no? Assolutamente sì, la musica fa parte della vita. Brava, eh. Il tuo genere musicale? Guarda, io sono filoamericana in tutto io, nella scrittura, nella musica. Io sono molto, a parte di italiani, io adoro Giorgia, perché comunque c'ha questo sound molto, molto americano, sì, molto, sì, molto black, no? È vero. Però mi piace la musica black, dal blues al soul, poi scendendo un pochino verso jazz, scendendo un pochino verso il basso, il bossa nova. Quindi sono molto orientata a questa tipologia di musica, anche lo zouk. Mm-hmm. Che ti piace ballare anche? Ormai ho preso le scarpette, al chiodo, mamma mia. No, ma perché, balli per divertimento ogni tanto? No, adesso sì. Non vado più. Ah, neanche. No, mi sono stancata, ma io ho ballato tutta la mia vita praticamente, perché ho studiato danza a 13 anni. Poi ho insegnato, ero coreografa nei villaggi, perché io l'avevo fatto anche animazione nei villaggi, ero coreografa e ballerina. Poi sono tornata in Italia, ho ballato per altri 15 anni latinoamericano, poi a un certo punto ho detto no, basta, non ne posso più. Non ce la faccio più a ballare. Giustamente. Allora, ascolta, parliamo allora, visto che hai detto che facevi, delle origini di Marta Locke. Okay. Com'è nato questa grande scrittrice, questa grande donna? Ma guarda, questa è una bella domanda. Perché io penso che tutta la mia vita sia stato un prepararmi a diventare scrittrice senza che io lo sapessi. Quindi io, da poco sei diventata scrittrice? 2010. Pochissimo. Hai 40 anni. La svolta dei 40. Sì, la seconda vita, brava. Hai scoperto di essere in realtà una scrittrice. Sì, ma la cosa strana è che poi, vabbè, io ho sempre letto tantissimo, io addirittura ho fatto il liceo linguistico, quindi ho anche proprio letto e visto spettacoli teatrali in lingua inglese, per esempio. E mi sono sempre appassionata di letteratura anglosassone, quindi Inghilterra e Stati Uniti sono stati, i miei scrittori preferiti erano di lì, qualcuno anche sudamericano, però tendenzialmente. E poi, tralasciando questo, quindi ho sempre letto di tutto, da Orwell fino ad arrivare ai Love Shopping, senza snobbare niente, perché io penso che tutto serva. Certo. E quindi probabilmente io mi stavo preparando.
a diventare scrittrice, ma secondo me il passaggio più importante della mia vita è stato quando io ho deciso di lasciare Terni, la cittadina di provincia dove sono nata e dove tra l'altro sabato prossimo, l'8, sarò per presente la terza tappa del tour di presentazioni di Dimenticando Santorini, il mio nuovo romanzo. Bene, bene. Sabato prossimo sarò lì. E tra l'altro col patrocinio del Comune di Milano, di Terni. Mi sono confusa città, perché sono un po' milanese, un po' italiana. Immagino, poi viaggerai molto e di conseguenza è facile confondersi. Esatto. Patrocinio del Comune di Terni, organizzata dall'Associazione Ponte degli Artisti Terni, e quindi tanto per salutare se ci sono gli amici ternani. Ah, qualcuno l'avremo sicuramente, magari. Guarda, perché ogni tanto qualche, non dico magari di Terni, ma qualche romano comunque ci scrive e ci ascolta. Bene, perché sai che la nostra radio è una radio web, si ascolta in tutto il mondo, quindi in contemporanea e in diretta ti stanno ascoltando ora qui, come magari in Germania, in Australia. Ti salutiamo tutti con un abbraccio forte allora. Brava. Allora, ti dicevo che io ho lasciato a 28 anni la mia cittadina di provincia, Terni, che mi stava stretta, perché io sentivo che dovevo andare, dovevo conoscere il mondo, conoscere me stessa, perché è attraverso una rottura che tu poi ti ricostruisci o ti scopri, no? Certo. E quindi io ho lasciato Terni per andare a fare animazione nei villaggi. Ma pensa. Forte della mia esperienza di studio della danza, sono andata come ballerina, poi sono diventata coreografa e ho fatto 3 anni all'estero, perché ho fatto 2 stagioni lunghe e una corta. Ho fatto Gerba, Messico e Cuba. Ok. Che tra l'altro queste città, è vero? Sono informata, vedi? Esatto, di 3 miei romanzi, il primo, il secondo e il quinto. Ok. Sì. E lì mi sono messa completamente in discussione, perché tu, quando lasci la tua città, quando sei abituata a parlare lo stesso linguaggio delle persone con cui cresci, che ti stanno intorno, ma anche il linguaggio cittadino, nel senso che c'è un modo di dire, un modo di fare, che per te viene naturale, no? È ovvio. Poi però quando ti sposti ti rendi conto che non è poi così scontato che gli altri ti debbano capire. È vero. O che riescano ad apprezzare il tuo modo di porti. Vuoi per abitudini, vuoi per mentalità, perché comunque ogni città, ogni paese ha il suo modo anche di comportamento, di vedere le cose. Malgrado dice, vabbè, Terni Milano, che cosa cambia alla fine? Anche di fare una battuta, lì la capiscono, qua no, ma non perché sono scemi, perché è diverso, perché proprio è diverso il linguaggio comunicativo, no? E quindi io ho fatto un passo indietro, ho detto: Marta, allora tu sei ospite a casa di loro, parlo di quando ero all'estero, dove comunque ho incrociato tantissime persone italiane, perché lavoravo per la Veratur, quindi erano villaggi italiani con ospiti italiani, cioè villaggi stranieri ma con ospiti italiani. E mi sono detta: Marta, fai un passo indietro, tu devi ricostruire te stessa, devi trovare un modo per farti capire, comprendere e comunicare con gli altri, perché sei tu ospite da loro. Certo, quindi diciamo che l'impegno maggiore è il tuo, quello poi di riuscire a farti capire da chi ti sta ospitando, non sono gli altri a capire te, come quando andiamo in un paese straniero che dice loro c'erano già là. Esatto, quindi sei tu che arrivi e devi imparare a capire la loro cultura, la loro lingua, le loro tradizioni. Devi entrare in punta di piedi con umiltà e dire: guarda, io sono qua, facciamo uno sforzo reciproco per comprenderci. Questa maggior ragione con culture diverse. Certo. No? Però, e questo è stato importantissimo, perché mi ha fatto sviluppare innanzitutto la capacità di ascolto, quindi questa forte empatia che poi si è sviluppata sempre di più, è stato un punto di partenza. E quindi questo mi ha portata poi a collezionare una serie di esperienze, una collegata all'altra, odori, sapori, emozioni, che poi ho potuto mettere nei miei romanzi. Nei tuoi romanzi. Ma soprattutto la cosa importante è che ho capito che bisogna ascoltare il proprio flusso energetico. Allora, sai che cosa ti dico? Visto che sono le 10:52, parliamo di flussi energetici, parliamo anche di stelle, cosa dici? Wow. Perché abbiamo la nostra signorina Maya che ci vuole parlare dell'oroscopo di oggi. Di che segno sei tu? Capricorno, ascendente pesci. Ok, allora lo ascoltiamo, vediamo un po' la giornata, che cosa ti aspetta. Okay. Linea alla redazione. Ballando Web Radio, tutta la musica da ballo dalla A alla Z.
L'oroscopo di Maya. Ciao a tutti e buon giovedì da Maya e dalle stelle, che hanno qualche consiglio da darci per la giornata di oggi. Sentiamo. Ariete, giornata un po' turbolenta e piena di intoppi, cercate quindi di stringere i denti. In amore tutto a gonfie vele, finalmente, dopo tanto tempo, sembra essere ritornata l'intesa con il partner. Toro, state accusando un po' di stress e stanchezza e non riuscite a portare a compimento le vostre mansioni abituali. Un controllo salutare di routine non sarebbe una cattiva idea. Di fronte a malesseri persistenti non dovreste sottovalutare il problema. Gemelli, ottimo equilibrio tra forma fisica e benessere mentale. Il corpo risponderà perfettamente al ritmo intenso di questa giornata. Inoltre il vostro cuore sarà scaldato dalle premure che il partner avrà oggi nei vostri confronti. Cancro. Dopo alcuni giorni colmi di negatività, finalmente tornate ad avere la mente perfettamente lucida, libera da pensieri e dubbi. Vi sentirete oggi carichi per buttarvi in nuovi progetti, affrontandoli con astuzia e strategia. Leone. Sarete oggi piuttosto agitati in amore, ma è il momento di chiarire. Non potreste infatti sopportare ancora incertezze, quindi smascherate chi gioca con il vostro cuore. Per quanto riguarda invece la salute, concedetevi un po' di sano riposo. Vergine, giornata di pigrizia, muovetevi un pochino, stare all'aria aperta e fare un po' di moto farà bene alla vostra salute e potrà portare buone occasioni anche di incontro, sia in termini di amicizie che magari di amore. Bilancia. Sarete oggi solari e radiosi e conquisterete l'affetto di nuove persone e darete modo di amarvi ancora di più a chi già vi ama. In ambito economico la vostra intraprendenza vi farà scorgere delle nuove e allettanti occasioni di guadagno. Scorpione. Oggi non prendete troppi impegni che vi rendano ansiosi e tesi. Cercate di fare una cosa per volta affinché il vostro fisico non ne risenta. Nel settore professionale, nuove occasioni soprattutto per chi vorrebbe mettersi in proprio. Sagittario. I capricci e i tira e molla in un rapporto di coppia ci possono stare, ma non dovete esagerare altrimenti la situazione potrebbe sfuggire dal vostro controllo e i danni potrebbero essere permanenti. Capricorno. Finalmente guadagni in vista. Potete quindi tornare ad essere tranquilli sul fronte economico e sistemare magari una volta per tutte i vecchi conti rimasti in sospeso. Acquario. Oggi sarete dinamici e determinati, intraprendenti ed efficienti. Con la giusta organizzazione, infatti, riuscirete a far quadrare tutti gli impegni in poco tempo. In amore vi aspettano grandi soddisfazioni. Pesci. In ambito lavorativo i rapporti si stanno affievolendo ogni giorno di più e questo rende il posto di lavoro meno armonioso. Invece che aspettare un passo da parte degli altri, siate voi i primi a proporre qualcosa per sciogliere la tensione. Oggi vi saluto con questo aforisma. Viaggiare è come innamorarsi. Il mondo si fa nuovo. Ciao a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. Penserai agli angeli, al caffè caldo svegliandoti, mentre passa distratta la notizia di noi due. Dicono che mi servirà se non uccide. Fortifica, mentre passa distratta la tua voce alla TV, tra la radio e il telefono risuonerà il tuo addio di sale. Thank you.
senza te, senza te. Ti penserei che non sei qua, ma mi distrae la pubblicità. Tra gli orari ed il traffico, lavoro e tu ci sei. Dal balcone il citofono ti dedico i miei guai. Mi sale in silenzio, parlandogli addosso. E levigato la tua assenza, solo con le mie braccia. E più mi vorrai, e meno mi vedrai. E meno mi vorrai, e più sarò con te. Più mi vorrai, e meno mi vedrai. E meno mi vorrai, e più sarò con te. E più sarò con te, con te, con te. Lo giuro. Senza te, senza te. Senza te. Ogni giorno, tutti i giorni, per tutto il giorno, Ballando Web Radio è con te. La musica di una danza.
Ballando tra le news. Ballando tra le news. Ballando tra le news, solo su Ballando Web Radio. Tutta la musica da ballo, dalla A alla Z. Tutta la musica da ballo, dalla A alla Z. E siamo ancora qui, ritornati in studio alle 11:04 minuti. Quante belle chiacchiere abbiamo già fatto in compagnia di Marta Locke. Ciao a tutti, anche perché si è messa in ascolto adesso. Esatto, e siccome c'è la nostra diretta Facebook, perché noi siamo anche in diretta, infatti vedi che ci guardano. Che bello. Oltre ad ascoltarci, dobbiamo fare anche qualche saluto, perché gli amici poi sotto la diretta ci salutano. Come salutiamo Francesca Serravalle, che dice buon lavoro Paola, la nostra Teresa ci dà il buongiorno, Antonio ci dà il buongiorno, Massimo dice buona giornata a tutti, e poi abbiamo anche Franca Rosa che dice buongiorno Paola a te e alla tua ospite. Ciao Franca. Buona giornata stupenda con tutte queste belle canzoni. E sì, oggi le trascuriamo un pochino le canzoni, ma abbiamo delle altre cose belle da ascoltare, quindi lo facciamo molto volentieri. Spero che mi perdoneranno gli ascoltatori. Assolutamente sì, guarda. Maria Conidoni, buongiorno belle donne. Wow, buongiorno. Hai visto? Poi vediamo un po', Massimo dice ciao a tutti e un saluto all'ospite. Grazie, ciao Massimo. E Orazio, Ballando Web Radio, sempre al massimo con due bellissime donne. Wow, complimenti. Grazie, i complimenti di mattina ti danno ci una carica. Già, vero? Sì, sì, vero. Sì, sì, poi noi donne i complimenti piacciono, vabbè, insomma, siamo, è così. Siamo donne. Bravo, brava, bravo. Donne. Bene, allora abbiamo fatto una bella chiacchierata, vogliamo parlare di come ti sei avvicinata. Abbiamo detto nel 2011, quindi molto tardi hai deciso da passare da lettrice, da grande lettrice, sì, a grande scrittrice, quindi c'è stato un passaggio che mi sfugge, perché allora, come è successo questo? Mi riallaccio al flusso energetico. Allora, okay, io fin da quando ho deciso di lasciare Terni ho seguito il mio flusso energetico, questa voce interiore che ti suggerisce dove devi andare. C'è chi ha la capacità di ascoltarla, chi la sente ma non la segue, e invece io che ho sempre preso, incoscientemente anche, perché io ho fatto scelte complicate, ho rinunciato a un lavoro che svolgevo già da 7 anni, sicuro, in un ente parastatale, quindi figuriamoci. Però ho detto no, non è questo il mio cammino. E poi tutto è stato una conseguenza, un sentire di nuovo... questa voce che mi suggeriva dove dovevo andare, cosa dovevo fare, finché questa energia, questo flusso mi ha portata qua a Milano. Qua a Milano, io sono qua dal 2001, quindi ormai sono passati tanti anni, ma comunque ancora dovevo compiermi. Il mio percorso... Perché dal 2001 al 2011 comunque 10 anni 2010, sono passati. Sì. Sono passati 10 anni, sì, quindi da quando hai deciso scrivo il mio primo libro, sì, che si intitola il primo Notte libro... Notte tunisina, che attualmente non è disponibile perché è in fase di riedizione. Okay. Sì. E, Notte tunisina, io lì di nuovo ho sentito questo flusso che questa volta, questa energia che questa volta è stata molto più forte, talmente forte che nonostante io dicessi ma cioè, come faccio a scrivere un libro, non ho mai scritto, ho sempre letto tanto, appunto, ma non ho mai scritto, però l'ho seguita, cioè è stata irresistibile, l'ho seguita, mi sono messa lì e ho iniziato a scrivere. Poi la cosa strana è che ho saputo strutturare un romanzo in un modo leggibile per il lettore senza sapere come fare, se non la lettura. Quindi che era fatto un'arte, esatto, che tu comunque avevi dentro di te. Brava. Ovviamente ti ha aiutato tutte le letture che tu hai fatto per esprimerti, sicuramente sì, perché leggere è una cosa utile, è purtroppo fondamentale. Brava, fondamentale. Eh sì, per imparare a scrivere, a leggere, a parlare, a esprimersi è molto, sì, sì, è molto utile. Però mi è venuto molto naturale, capito? E quindi da lì poi si è aperta questa diga, cioè probabilmente era la mia strada. Io in tutta questa ricerca artistica, io ho studiato danza, ho fatto teatro danza, ho provato a cantare anche, non anche con discretamente, molto... ah, bene, anche vedi, discretamente, sì, bene, non ero giovane. Però ovviamente non era la tua natura, perché poi, vabbè, è tutta arte, perché comunque l'arte, sì, è arte, ma ognuno di noi nasce con un'arte all'interno, brava, che prima o poi viene fuori, che può essere il canto, il ballo, qualsiasi cosa. Esatto.
cosa, esatto. Ma un pizzico di arte ognuno di noi l'abbiamo. Poi, come hai detto, c'è chi la sa seguire, chi la capisce, esatto. Chi ha il coraggio di affrontarla, e lasciando magari anche delle certezze di vita. Esatto. Vero? Infatti, sì, perché ci vuole tanto coraggio a fare una scelta artistica. Io poi vengo in una città di provincia dove l'arte cioè, non esiste quasi. Adesso si sta risvegliando Terni, ma quando ero ragazza io negli anni 80, sono una donna anni 80. Ormai l'abbiamo detta la tua età. Esatto. Anzi, l'hai detta l'ho tu. Io non mi sarei mai permessa. Sono la colpevole. Quando ero ragazza io negli anni 80... cioè non c'era la carriera artistica in una città come Terni, capisci? Non era neanche pensabile. Anche se io comunque la seguivo come seconda chance, nel senso che facevo il mio lavoro, svolgevo il mio lavoro quotidiano. Quello normale. Cioè della serie porta la pagnotta a casa, esatto. E poi divertiti come ti pare. E quindi è questo che ho fatto. Però invece ho scoperto proprio questo, ho seguito proprio questo flusso che mi ha portato a scrivere il libro. Da lì si è aperta questa diga di parole, ho aperto il mio la mia pagina Facebook. Prima, non c'è no, stato come prima, iniziare per dare sì, il là, come si dice. Si è aperto tutto, poi esatto. Ho collaborato 2 anni con un magazine online dove mi occupavo di cronaca nera, infatti dopo 2 anni ho detto no, allora basta, o farò scrivere romanzi, è vero, parliamo d'amore no, che è meglio. Mi stava soffocando immagino, la creatività. Immagino, e andiamo con una canzone, perdonami se ti interrompo, però abbiamo le donne d'Italia con questa canzone, wow, è ciao vero. Donne d'Italia. Roberto Madonia. Sempre l'unità di quest'Italia.
piene d'amore ti danno il cuore, ma son vulcani sempre pronti per scoppiare. Donne italiane le più belle, col carattere ribelle, se si arrabbiano ti fan vedere le stelle. Viva le donne, donne d'Italia. Le donne d'Italia, bella canzone proprio da dedicare alla donna, perché ha detto sulle donne delle cose molto interessanti, molto interessanti. Soprattutto vere. Sì, giusto. Non è per peccare di presunzione, però ha detto delle cose giuste. Vediamo se possiamo salutare qualche altro amico, tipo Roberto, che dice buongiorno Paola e un saluto alla tua ospite. Ciao Roberto. Anche Renato, ciao Paola, buon giovedì. La nostra Lucia, che ci scrive dalla Puglia, pensa. Dice buongiorno dolce Paola e anche alla tua ospite, siamo tutti in ascolto. Bene, che Lucia. Poi vedi? La Puglia, io in Puglia ho vinto un premio letterario e un premio alla cultura. Pensa. Il premio letterario a Mesagne me l'hanno dato, il premio alla cultura a Galatone. Quindi ciao Puglia, vi voglio bene sempre. Eh sì, la Puglia poi è una bellissima regione, un po' come tutto il sud. Sì. Hanno veramente dei panorami, delle spiagge, un mare veramente stupendi. Meraviglioso. Noi a volte andiamo chissà dove per cercare un mare bellissimo, ma basta fare 700 km da Milano e abbiamo il paradiso. Veramente. Il Salento. Ecco, Salento, brava, vedi. Ha un mare che io veramente non ci sono mai andata, c'è purtroppo. Paragone. Ah, io sì. Ho solo potuto vedere delle foto e dei video meravigliosi e già mi sono fatto resa 20 conto. 20 giorni a Gallipoli io in vacanza 2-3 anni fa. Meravigliosa, spettacolo, vero? Non volevo più andare via, volevo vivere lì, figurati. Immagino. Allora Marta, abbiamo parlato del tuo primo libro e parliamo dell'ultimo, se vuoi. Allora sì, assolutamente, eh? Sì, Dimenticando Santorini, che è uscito quando? È uscito qua, abbiamo fatto il lancio nazionale il 15 marzo, quindi pochissimo tempo fa. Pochi giorni? Sì, pochissimi giorni fa, infatti quindi... siamo proprio freschi di esatto, di uscita, e abbiamo fatto il lancio nazionale al Palazzo delle Associazioni con il patrocinio della Comunità Ellenica Milanese. Saluto la presidentessa Sofia Zaffiropulu, che è un amore veramente, deliziosa, un entusiasta, proprio mi ha accolta nella sua comunità, veramente come se fossi io stessa una greca. Ma pensa, cioè, è proprio stata adorabile. E quindi abbiamo detto come anche Nico Sacaris, il vicepresidente, anche lui una persona stupenda. E tra l'altro è grazie a loro che il 20 invece di aprile sarò a Cremona con Costantino Busalis, scusate, il presidente della Comunità Ellenica di Brescia e Cremona, mi ha invitata a presentare il libro anche a Cremona. Quindi abbiamo detto quando? Il 20 aprile, 20 mercoledì aprile, 20 a Cremona, aprile, presso... alle 17:30. Allora, dunque, diciamo la donna dopo. Senza memoria vi dice, troverete tutto dopo. Sul mio sito web e sulla mia pagina Facebook. Immagino, non era una domanda preparata che così è, no, però no, è come... Quando a me chiedono le date, dove sei sabato? Oh signor, non mi ricordo. Io non ricordo i nomi. Brava, i nomi dei luoghi e delle persone non li ricordo, quindi sono un po' un disastro. Eh sì, presa così all'improvviso, esatto. È questo. Comunque allora. È un palazzo comunale, abbiamo il patrocinio del comune di Cremona, quindi una cosa bellissima, sono sicura che mi stanno organizzando un grande evento. E quindi dicevo, è stato lanciato Dimenticando Santorini, patrocinio anche della Società Filellenica Lombarda. E è stato veramente un bellissimo evento e abbiamo chiacchierato un po' su Dimenticando Santorini, che è una storia romantica ma non melenza. Io non allora, sono mai melenza. Lasciamo la suspense, wow, su questa storia, così ci ascoltiamo l'aggiornamento del nostro notiziario e poi diciamo il resto della storia di questo grande libro di Marta Locke. Ballando Web Radio, tutta la musica da ballo dalla A alla Z. We'll be right back.
buongiorno e bentrovati dalla redazione. In primo piano la sicurezza, un blitz di polizia e carabinieri è scattato la scorsa notte nei confronti di una cellula jihadista in Piano Centro a Venezia. L'operazione è stata coordinata dalla DDI antiterrorismo della città lagunare. Il blitz ha portato all'arresto di 3 persone e al fermo di un minorenne, tutti cittadini originari del Kosovo e residenti in Italia con un regolare permesso di soggiorno, eseguite anche 12 perquisizioni. Episodio di bullismo a Ragusa. Alcuni ragazzi hanno costretto un compagno di scuola a ballare e a denudarsi davanti ad un adolescente in attesa del pullman che lo riportasse a casa. Non contenti, hanno registrato il tutto postandolo su un social. Stanco di subire, lo studente ha raccontato tutto ad un docente che ha informato il dirigente scolastico, che a sua volta ha allertato gli agenti della squadra mobile di Ragusa. I bulli hanno confessato. Le notizie dall'estero. Secondo il presidente della Commissione Intelligence del Senato statunitense Richard Barr, vi sarebbero manifeste interferenze di Mosca nel processo elettorale francese e tedesco. I russi sono coinvolti attivamente nelle elezioni francesi, ha dichiarato Barr. Infine si sostiene che l'amministrazione USA avrebbe avvertito l'Italia di fare attenzione ai legami tra governo russo e Movimento 5 Stelle. L'attenzione americana a questi fenomeni sarebbe maturata prima delle presidenziali e della vittoria di Donald Trump. E restiamo negli Stati Uniti perché il neopresidente sta valutando la possibilità di imporre dazi pari al 100% del valore dei prodotti su una serie di marche europee, dagli scooter Vespa all'acqua minerale San Pellegrino e Perrier fino al formaggio Roquefort. Si tratta di una risposta al bando europeo sull'importazione di carne americana trattata con ormoni. Rientriamo in Italia. La Guardia di Finanza ha compiuto nel 2016 oltre 94.000 interventi e 525.000 attività di controllo economico. Lo ha riferito Giorgio Toschi, comandante generale della Guardia di Finanza, nel corso di un'audizione di fronte alla Commissione Finanze della Camera. Grazie a questo, ha sottolineato, lo scorso anno oltre il 50% dei rilievi fiscali in materia di imposte sui redditi si sono basate su evidenze acquisite. In chiusura la tecnologia, gli italiani non hanno remore a cancellarsi dai social network e la più abbandonata è l'app di incontri Tinder. Tra le motivazioni più gettonate per cui si frequentano queste piattaforme c'è la curiosità. Facebook si conferma il social preferito, ma per informarsi stampa e TV sono ancora i media più credibili. È questo il risultato della ricerca italiani e social media condotta da Blogmeter. A Tinder seguono Snapchat con il 25%, Pinterest e Twitter con il 10%. Era l'ultima notizia, più tardi. Vuoi pubblicizzare una vostra serata particolare? Vuoi far conoscere una festa di paese? Vuoi avere nel tuo locale la simpatia e la professionalità di Ballando Web Radio, dei suoi artisti e dei suoi speaker? Contattateci senza impegno alla seguente email commerciale@ballando.eu oppure telefonicamente al 388 77 69 185 per conoscere tutte le offerte che Ballando Web Radio può offrirvi. Ballando Web Radio, tutta la nostra musica per la colonna sonora di ogni vostro evento. Per informazioni email commerciale@ballando.eu oppure telefonicamente al 388 77 69 185. Ballando Web Radio, tutta la musica da ballo, dalla A alla Z. Un uomo ce l'avrà, quella voglia di giocare che ha
modo, ma c'è solamente un modo per scacciare questa sensibilità. Ballando Web Radio. Ballando tra le news. Ballando tra le news. Ballando tra le news. Solo su Ballando Web Radio. Tutta la musica da ballo dalla A alla Z. Tutta la musica da ballo dalla A alla Z. 11:26 di nuovo in studio. Buongiorno a tutti voi, ben arrivati. Oggi grande mattina di chiacchiere insieme alla grande scrittrice Marta Locke. Buongiorno a tutti, anche nuovi arrivati. Anche, insomma, ringraziamo tutti gli amici che ci stanno scrivendo. Sai che ci hanno così scritto dall'Australia, wow, Marta. Dicevamo proprio prima che la nostra è una radio web, quindi ci ascoltano tutto il mondo. Ecco che è arrivata la prova. Abbiamo il nostro amico Paolo che dice un caro saluto dalla lontana Australia. Precisamente da Adelaide. È bello stare in vostra compagnia. Anch'io faccio il presentatore radiofonico e devo dire che siete molto brave. Io intervisto scrittori tutte le settimane. Ma pensa, Paolo, invitami. Io corro. Guarda in che lo sta dicendo, eh. Vorrei invitare la tua, wow, ospite nel mio programma se è possibile. Chiedo troppo, spero di no. Ma che bello! Ma guarda, mi piacerebbe tantissimo. Se poi hai bisogno, Paolo, di una segretaria, vengo anch'io. Certo. Paolo, guarda, sarà un piacere, guarda, sicuramente. Mettiti in contatto con la nostra mail che poi, insomma, ci accordiamo. Un saluto anche a Gaetano. Buongiorno Paola, saluto i miei amici in ascolto. Grazie, ma grazie a te Gaetano. Ecco, questi sono gli amici. Vedo che c'è anche un messaggio di WhatsApp. Ah, dicono che c'è stato un problemino sull'audio, ma adesso tutto funziona. Ah, okay. Bene, 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 meno male, meno male. Allora, parlavamo della trama. Dimenticando Santorini. Perfetto. Un suo ultimo romanzo uscito il 15 di marzo, sì, quindi pochissimi giorni, sì, fa, e stavamo appunto dicendo di cosa parla questo romanzo, che sono curiosa. Allora, è una storia, come stavo dicendo, è una storia d'amore non melenza, perché una delle mie caratteristiche principali è quella di essere molto molto realista, mm-hmm, quindi tutte le emozioni che vivono i miei personaggi non sono quelle dei libri d'amore, sono quelle dei libri di vita. Negli Stati Uniti li chiamano libri di formazione. Quindi, no? Non sono favole. No, non sono favole, sono molto vita realiste, reale. C'è di tutto, quindi c'è, Dimenticando Santorini in particolare inizia... Perdonami la mia ignoranza, Santorini cosa sarebbe? È una meravigliosa isola della Grecia, ecco, ecco, perché ho avuto, vedi, il patrocinio. Vedi, ho detto subito, perdonami la mia ignoranza, perché lo sapevo, allora, che c'era qualcosa che non conoscevo. Hai presente le cartoline della Grecia con le casette bianche, la roccia nera, sì, e i tetti blu? Sì. È Santorini. Perfetto, io in Grecia non sono mai andata e quindi anche quella stupendo. L'ho vista dalle cartoline come il Salento. Vabbè, devi leggere il mio libro perché ti farà venire voglia di andarci. Di andarci, vero? Sicuramente.
veramente. Quindi il libro inizia con questi due adolescenti, Damian e Jade, che si innamorano e vivono questo amore giovanile, con la freschezza, l'entusiasmo, i progetti condivisi che sono classici, no, degli amori adolescenziali. Poi però la vita li separa, perché il padre di Jade è richiamato in America, per loro sono originari di Chicago, per lavorare, mentre era stato trasferito in Grecia prima. E quindi, insomma, nonostante le sue le proteste di Jade, il padre la porta via, perché poi, giustamente, lui è prevaricatore, è prepotente, impositivo, però in quel caso ha fatto il padre. Chiaro. Cioè, sei adolescente, non ti lascio qua, no? Certo. Da sola. Quindi si separano e lei vive questa separazione, perde la sua forza, no? Vive questa vita, si lascia vivere, diciamo. Mm. Cioè non riesce a dimenticare lui, Damian, e allo stesso tempo dice: vabbè, visto che non posso avere lui, rinuncio anche al mio sogno di diventare una stilista di moda. E vabbè, ok, faccio quello che vuole mio padre. Quindi il padre aveva scelto per lei tutta la sua vita, gli studi che doveva intraprendere, il lavoro che doveva fare. E quindi ecco, c'è questa contrapposizione tra la sua forza adolescenziale, che era supportata da Damian, e che perde nel momento in cui perde lui, e questa passività invece che lei, nel momento in cui non ha più la possibilità di realizzare ciò che vuole, assume questo atteggiamento di rinuncia, no? Quindi che è quello poi di molte persone. È ambientato nel nostro periodo? Assolutamente come film. Sì. Okay. Sì, come film. Oh, scusami. Me l'hanno detto. Guarda, sai che già io ero... sai che ho detto film proprio perché ero già nella storia? Il presidente del club delle immagini ero già, mentre tu parlavi. Presidente del club degli editoriali, che ha moderato la mia presentazione di Roma di venerdì scorso, ha detto: mi è sembrato di leggere un film. Ma me l'hanno detto, a me è uscito così spontaneamente, perché se proprio c'è un vedevo la scena. O un produttore cinematografico in ascolto, mi contatti. Ma guarda, vedi a volte che reazioni che si hanno inconsapevolmente. Sì, sì, vero, non mi sono neanche accorta, tra l'altro, è di avere detto film, perché ho talmente concentrata ad ascoltare la tua storia e mi vedevo nell'ambiente proprio, che proprio sono andata in un'altra dimensione. Ma grande, sì, perché questa poi cosa. Fondamentalmente è ciò che molte persone si trovano a vivere, no? Rinunciare a se stessi per inseguire qualcosa che qualcun altro ha scelto per noi. Lei lo fa, si piega e sceglie anche di sposare l'uomo che suo padre aveva scelto per lei. Mamma mia, si è annullata completamente. Si è annullata completamente, dal quale però ha una figlia che diventa il secondo amore della sua vita, Sofia. Non diciamo però lieto fine. Non dico niente, io sul finale. Ah, ok, rimaniamo guarda, così allora, sospesi. I miei finali non si intuiscono fino alle ultime 20 pagine, e anche all'ultima pagina a volte c'è il colpo di scena. C'è il colpo di scena. Che meraviglia. Sì, quindi, allora, grande, insomma, dobbiamo leggere tutti questo grande libro che troviamo ovviamente in qualsiasi... Allora, ordinabile su tutti i bookstore online, quindi anche da tutto il mondo. Vedi? Quindi IBS, Bol, la Feltrinelli, Amazon, e ordinabile in tutte le librerie italiane. Grande. E, ripetiamo il titolo? Dimenticando Amazon. Santorini, Marta Locke... E compratelo, ragazzi, vita, compratelo, vita, perché tanti conflitti familiari tra sorelle, la madre debole e poi questo destino. Direi questo padre padrone a questo punto. Padre padrone in positivo, ma poi c'è questo destino, e qui ritorniamo al mio discorso dell'energia, che nel tempo impedisce ai due, Damian e Jade, di dimenticarsi, facendoli rincontrare senza mai poter stare insieme. Oh! Quindi... Quindi questo è il finale, no? C'è un colpo di scena. Ah, ecco, ti dico, male. Io, a parte che il finale non lo dico neanche sotto minaccia di morte, perché sennò chi lo compra il libro? No, scusa. Assolutamente no, ma così è giusto, perché anche quando tu parli con qualcuno e dici: hai letto quel libro? Sì, ma come va a finire? Non si dice assolutamente, perché perdi il gusto guarda, del libro. Allora, ti dico questo aneddoto se abbiamo tempo. Un mio caro amico, che è il mio primo lettore, il mio primo fan, lui è presente, lo saluto Sergio se è in ascolto, è presente a tutte le presentazioni, ha letto tutti i miei libri, proprio aspetta i miei libri. E mi sembra per quell'anno a Cuba, lui era arrivato, doveva leggere l'ultima pagina. Sì. E mi fa, no, perché io pensavo che finisse così.
Io ho detto, ma l'hai finito? Dice, sì, 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 però non è che mi ha detto mi manca una pagina. Dice, no, perché io però sono un po' deluso perché pensavo che finisse così. Ho detto, ma finisce così. Dice, come? Mi vuoi dire che nell'ultima pagina cambia tutto? C'è il colpo di scena. Scusa, vedi? Tu mi devi dire, l'ho finito quando l'hai finito, non quando prima. Quando c'è scritto fine, esatto, sotto. E adesso ci ascoltiamo Raul Casadei, Giramondo. Qui andiamo negli anni 70, ragazzi. Passato e non ti sei fermato mai, giri giri per il mondo ma non sai che cosa vuoi, stai giocando la tua vita e non guardi intorno a te, ma un bel giorno gira mondo tu ti fermerai da me. Gira mondo, tu non ti fermi mai, e ridi e canti e balli, ma una casa non ce l'hai. Vai pure per il mondo e guarda intorno a te, perché verrà quel giorno che ti fermerai da me. Passato e non ti sei fermato mai, giri giri per il mondo ma non sai che cosa vuoi, stai giocando la tua vita e non guardi intorno a te, ma un bel giorno gira mondo tu ti fermerai da me. Mondo, gira mondo, tu non ti fermi mai, e ridi e canti e balli, ma una casa non ce l'hai. Vai pure per il mondo e guarda intorno a te, perché verrà quel giorno che ti fermerai da me. Dei, Marta, questo è un classico della musica da ballo del liscio romagnolo. Mamma mia, veramente. Io ho vissuto anche a Rimini, sai? Pure? Eh sì, te l'ho detto che io sono una giramondo, infatti, tanto per rimanere in tema per con rimanere la in tema, sembra che abbiamo fatto apposta, esatto. E invece no, è capitata così per caso. Quindi insomma, non sveliamo il finale di questo libro, stavo dicendo ancora film, tu pensa, vedi? Stavo dicendo ancora ma film. Guarda che questo, niente avviene a caso, niente per caso. Certo. Anche, c'è un motivo per cui io ho anche, detto questa hai aperto frase un canale, Paola, hai aperto un canale. Sono contenta di aver aperto un canale che, perché probabilmente non fa, non fa solo a me questa sensazione. Beh. Mentre tu parli o mentre si legge il tuo libro, di pensare già a un film. Perché mi piacerebbe tanto, è uno dei miei sogni. Immagino. So che i sogni quando li pronunci ad alta voce poi si realizzano, prima o poi con i loro tempi, ma si arriverà, realizzano. Arriverà, sì, sì. Tu credici me, che sì, arriverà. Sì. So anche un'altra cosa bella di te, che ti occupi molto del sociale, fai molto sì. di beneficenza, dedicata magari anche alle donne, alla violenza sulle donne. So che hai trattato questi argomenti, sì. il terremoto, quindi i terremotati dell'ultimo terremoto, sì. presumo. Sì.
Hai fatto qualche altro evento magari che devi fare prossimamente? Guarda, al quale allora vuoi fare io un po' queste di... cose le faccio con il cuore, sono sempre un po' intimidita a parlarne perché sembra che uno vuole autocelebrarsi, no? E questa cosa un po' mi trattiene, però sì, io ho organizzato un evento. È una cosa bella, grazie, direi, perché comunque insomma ti fa onore sicuramente, tra le varie cose belle che hai fatto questa è un'altra cosa bella. Ti ringrazio. Perché comunque fare qualcosa per gli altri è sempre una cosa utile, sì, soprattutto per chi ha veramente bisogno, ci sono degli argomenti veramente importanti come quelli, sì, che tu hai trattato. Beh, allora, nel 2013 ho organizzato questo evento, ho ideato e organizzato insieme all'associazione Tutti Più Educati questo evento contro la violenza sulle donne che si intitolava L'Arte Dice No, dove ho riunito per una giornata intera tantissimi artisti, quindi dai pittori agli scultori, poeti, fumettisti, e poi dopo ci sono stati ballerini, cantanti, c'è stata una giornata intera tutta piena di arte e abbiamo raccolto fondi per la violenza sulle donne. Poi ho avuto un passaggio successivo in cui ho sostenuto Mondo Rosa, che è un centro antiviolenza di Catanzaro. E poi quest'anno invece c'è stato il mio desiderio di aiutare insieme prima al Lions Club di Milano Brera, con cui abbiamo fatto una scena di Natale dove era protagonista il mio libro, e quindi i 10 euro del costo del libro è andato in beneficenza ai terremotati. E poi successivamente con la Sofia Zaffiropulo della comunità ellenica, che lei è anche titolare del centro medico Turati di Milano, e con cui abbiamo promosso di nuovo questa, e io scusami non ho detto cosa ho donato le copie del libro Pensieri per l'arte, che è un libro che ho prodotto io, dove ho voluto fortemente associare i miei aforismi, appunto i pensieri della sera, a quadri, a immagini di quadri di pittori contemporanei emergenti, per dare visibilità anche a loro, e questo libro è diventato quindi protagonista di questa raccolta. Adesso sono finite le copie perché basta, non ci sono più. Sì, perché pensa che il presidente della Confedilizia di Roma ne ha acquistate le ultime 110 copie le ha acquistate lui per darle alle sue sedi regionali, e stiamo ancora raccogliendo i fondi perché l'altra parte la sta ancora seguendo la Sofia Zaffiropulo. Siamo già, mi sembra, tra i 4 e i 5 mila euro. Ma anche questi andranno in devoluti. Sì, però abbiamo deciso di non versarli, ma di comprare proprio fisicamente generi di prima necessità per le persone che sono nelle case, sì, nelle casette, insomma. Cioè, o ancora nelle tende. Quindi tutto ciò di cui possono aver bisogno, coperte, posate, certo, tutti i propri generi che per di noi prima sono necessità, normali e sì, per loro non, sì, lo, sono non più. Lo sono più, purtroppo. Esatto. Sì, questo è vero. Bene, dai, ascoltiamoci un'altra canzoncina. Cosa dici? Va bene. Signora Lei, wow. Tutte le donne dedicano sempre le canzoni alle donne. Beh, perché? Come mai? Ci sarà un perché? ma c'è, altro che c'è. Daniele Violi su Ballando Web Radio. Sfioro il corpo con la mente, ogni sera penso a lei, bacio tutta la sua pelle, accendo tutti i sogni miei. Donne ce ne sono tante, però nessuna è come lei. Ha invaso tutti i miei pensieri con gli occhi suoi. Signora lei, le chiedo un piccolo peccato, signora lei, ma non lo dica a suo marito, signora lei. Suo proibito, io mi sono innamorato, signora lei, signora lei. Non le manco di rispetto, guardo ma non tocco mai, c'è qualcosa in lei che ho visto, che ha acceso tutti i sensi miei. Stelle ce ne sono in cielo, però nessuna è come lei. Ha invaso tutti i miei pensieri con gli occhi suoi. Signora lei, le chiedo un piccolo peccato, signora lei, ma non lo
dica a suo marito, signora lei, è bello il frutto suo proibito, io mi sono innamorato, signora lei, signora lei. Ballando Web Radio, tutta la musica da ballo dalla A alla Z. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile con cieli in gran parte sereni e soleggiati, salvo verso sera qualche annuvolamento in arrivo verso le Prealpi orientali. Temperature massime in media comprese tra 18 e 22 gradi e minime tra 6 e 10 gradi. Al centro tempo stabile, cieli sereni su tutte le regioni, pur con la presenza di alcune foschie al primo mattino sulle conche umbre. Temperature massime in media comprese tra 18 e 23 gradi e minime tra 5 e 9 gradi. Al sud tempo stabile, soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su Sicilia e Bassa Calabria. Temperature minime comprese tra 15 e 18 gradi e minime tra 7 e 11 gradi. Mari generalmente poco mossi o quasi calmi, mossi il medio-basso Adriatico, lo Ionio e i Canali.
Tutti i giorni. Per tutto il giorno. Ballando Web Radio è con te. E tutti i giorni, anche oggi siamo qua, anche è vero Marta, esatto. Siamo qui con un grande appuntamento, una grande ospite tanto attesa in questi giorni, l'aspettavamo ed è un onore per noi averti qui. E per me è una gioia. Abbiamo ascoltato tante belle cose interessanti, tante cose nuove anche per me, quindi penso anche per i nostri ascoltatori, perché vedo anche tutti i messaggi, i complimenti, i saluti che ci hanno mandato. Un saluto anche ce lo fa Alessio che dice ciao Paola, un bacione, poi ci sono degli amici che si sono semplicemente collegati e la nostra amica Maria Grazia che dice un saluto a tutti, ciao bellissime. Che carina, grazie Maria Grazia. Sono molto carini, guarda, molto affettuosi, molto gentili, arrivano veramente con dei messaggi d'affetto e d'amicizia molto belli, perché loro dicono che io a loro riempio la giornata, porto il sole, questa è una cosa bellissima, ma anche loro a me, certo. È una cosa reciproca, insomma, poi io sono qui da sola e di conseguenza ho bisogno di loro che mi parlano, che mi scrivono, giusto? È giusto, assolutamente. Bene, allora, quale, non so, stavamo parlando appunto del tuo sociale, di questa nuova iniziativa, hai in programma altri eventi che hai? Sociali, per ora no, perché stiamo ancora proseguendo con la raccolta dell'ultimo. Quindi per ora, poi comunque sono molto impegnata nell'organizzazione del tour, perché io ho date continue, adesso abbiamo parlato dell'8 aprile e del 20 aprile, ma il 13 maggio sarò a Bologna, mi hanno nuovamente richiesta a Roma, quindi adesso si pensa di poterlo fare per fine maggio. L'8 di giugno dovrei essere a Pavia. Dovrei andare anche in Australia dal nostro amico. Infatti, ma magari lui intendeva una diretta telefonica forse. Però chi lo sa, però facciamo un appello al nostro amico Paolo. Sì, che mi contatti, perché contatta o la radio oppure la tua pagina Facebook, come Marta Lotti, il tuo profilo. Esatto. Il nostro amico Paolo Aurelio. Ascoltando dall'Australia, voleva proprio anche lui fa lo speaker, quindi avrebbe piacere di parlare con te. Quindi mettiti pure in contatto. O direttamente con Marta o con noi, che sicuramente organizzeremo qualcosa di interessante. Bello, una bellissima diretta. Senti, questa cosa agli aforismi, so che mi hai portato uno proprio giusto per la nostra radio. Possiamo un attimo dire solo una cosa? Vuoi dire quello che vuoi? Scusa. Quello che vuoi. No, perché mi volevo riallacciare al discorso di dimenticando Santorini, quello che stavamo facendo, quindi questo essere così calato proprio nella realtà contemporanea, al punto di permettere alle persone di ritrovarsi nei personaggi, che è una mia caratteristica, ma che hanno evidenziato anche tutte le persone, giornaliste e blogger, che hanno già recensito il libro. E parliamo già di 7 recensioni, 6 o 7, ora non ricordo. Ed è emersa una cosa molto... anzi, 2 cose molto carine nell'ultima, ma perché io non avendo memoria mi ricordo solo l'ultima, purtroppo, che è di Lucia Montauti, giornalista ed editrice di In Book, che è un magazine sui libri molto molto seguito, che mi ha detto 2 cose bellissime, ci siamo sentite al telefono, mi ha detto 2 cose che mi sono proprio piaciute tanto. Sarebbero? Allora, la prima è stata che mi fa, come hai fatto a dare voce a un adolescente con il tono proprio dell'adolescente, quindi con l'entusiasmo, con l'emotività, col suo filo di pensieri, con la sua forza anche, no, di sognare.
e poi allo stesso tempo ha una donna adulta che ha rinunciato ai suoi sogni con un linguaggio da adulta, cioè come se parlassero due persone diverse, ma effettivamente le hai fatte parlare entrambe te. Bellissima questa... molto bella, perché comunque... È un'osservazione molto bella, sì. Mi conferma questa mia capacità di lasciar parlare i personaggi, perché poi adesso vi dico una cosa, voi direte, te sei bipolare, non sono bipolare. È così che succede, almeno così succede a me. Io quando inizio a scrivere un romanzo, io decido dove lo ambiento, perché sai che abbiamo già detto che ogni romanzo è un viaggio. Esatto. E... L'inizio della storia, poi pian certo pianino punto, lavorandoci i personaggi iniziano a parlare da soli, prendono vita da soli, prendono la loro personalità da soli e io divento solo la mano esecutrice. Ma pensa, no? Bellissima esatto. Questa cosa è molto affascinante, certo. Perché io stessa me ne e sono e devo dire stupita. Che incuriosisce ancora di più ad acquistare e a leggere una delle tue opere, quindi ecco. La seconda che mi ha detto riguarda sempre questo argomento appunto, è che Jade è un... dice, io ho imparato un pochino seguendoti anche a conoscere, a capire un po' la tua personalità, tu sei una donna forte, determinata, che ha combattuto che sa per i che suoi vuole. Sogni, che ha inseguito nonostante tutto, no? Ha superato le difficoltà. Jade è tanto diversa da te, perché lei è debole, rinunciataria, una donna che si è lasciata piegare sottomessa dagli eventi, dal padre, quindi rialza la testa molto tardi, solo dopo una vita intera, mezza vita insomma, però in lei non si sente Marta. E questa è stata una cosa bella, perché conferma appunto il fatto che io lascio. Sembra che ti estranei. Mi metto dietro le quinte. Da quella che sei tu, dalla tua persona, e proprio scrivi e ti dedichi a quello che sono i personaggi, uomo, donna, giovane, più anziano. Sono loro veramente che mi dicono, ho tante vocine in testa io quando sto scrivendo. Ma pensa, deve essere bellissima e faccio quello comunque che mi dicono questa loro. Cosa. Mediamente quanto tempo ti serve per completare un libro? Pochissimo, guarda, io dal 2010 a oggi ho scritto... 9 libri in totale, anzi, sì, 9 libri in totale, quindi 6 romanzi, anzi, il settimo, quello del 2018, è già pronto, lo devo rileggere, ma è già finito. Quindi ce n'è un ultimo, oltre a quello che hai detto, ce n'è già un altro già pronto. Sì, però lo pubblicheremo più poi, avanti, sì. Ok. È ambientato a Rio de Janeiro. Mm-hmm. E poi sto già scrivendo quello del 2019. Mamma mia, un vulcano questa donna, ragazzi. Io scrivo tanto, poi sono anche alti i miei libri, cioè sono sopra le 300 riesci pagine. Riesci a scrivere più libri, quindi più storie nello stesso momento? No. No, ah, ne termini uno e ne prendi un altro. Sì, ah, okay, assolutamente ecco, sì, perché poi se no si intreccia un po' troppo. Infatti adesso io sto scrivendo quello del 2019 che è ispirato alla vita a ramo veneziano della mia famiglia, perché mio nonno materno era veneziano e quindi è storico, parte da fine 800 e arriva fino ai tempi contemporanei. Che sicuramente sarà una trilogia, però mi sono dovuta fermare perché tra i tanti impegni di questo periodo, presentazioni, rassegna stampa, eccetera, quindi dimenticando Santorini, mi sono dovuta fermare, però di solito... E se ti venisse un'ispirazione di poterlo scrivere perché ti è balenata un'idea meravigliosa? Me lo ricordo. Ah, te la ricordi? Sì, non ma scrivi perché... appunti, no, dici, come no, fanno no, anche i musicisti, no? Subito vanno alla tastiera, due note, prendono il pentagramma, scrivono. No, perché io mi dedico al libro mentre lo scrivo, cioè avendo questa caratteristica che io quando sono lì davanti mi estraneo, cioè mi annullo praticamente, do vita ai personaggi, sono loro che vanno chiamano? Avanti da soli. Mamma sì, mia. Che quando sono lì davanti io scrivo. Quindi tu dici, scrivo... vabbè, adesso mi metto a scrivere un pochino il libro, ti siedi, ti metti comodo nella tua pace e tranquillità e automaticamente ti viene l'ispirazione per continuare ma il racconto. Ma la vuoi sapere la cosa strana? Che io non mi ricordo niente, io dei libri mi ricordo tutto. Pensa che Gente di Rio, quello del 2018, ha 15 personaggi principali. Quindi metà di Leblon e Ipanema e l'altra metà della favela di Rio, e le cui vite si intrecciano come in una telenovela brasiliana, certo, degli anni 80, sì, no? Tipo anche i ricchi piangono, sì, esatto, Topazio, esatto, cioè, me le ricordo, tanto per capire, però è ambientata nell'età contemporanea.
E quindi io lasciavo magari personaggi, un personaggio due capitoli prima e poi dovevo riprenderlo due capitoli dopo. Ma io mi ricordavo dove avevo lasciato. Quindi non dovevi andare a rileggere? No, perché per io non rileggo niente finché non l'ho finito. Tipo, no? No. Ah, e questa ecco, è strana perché non mi ricordo niente. Certo. Però queste cose sì. E vabbè, insomma, questo è che ci vogliamo la fare. Passione, la passione per il nostro lavoro. Esatto, è vero, sì, è vero. Poi alla fine questo. Allora, sai che è già mezzogiorno? Chiudiamo con l'aforisma? Io direi di leggerlo sicuramente, perché appunto, diciamo anche, parliamo di, spendi ancora due parole sugli aforismi, perché io gli aforismi li adoro. Ha visto che anche la nostra signorina Maia nel suo oroscopo sì. ci dice il suo aforisma della giornata. Quindi questa cosa degli aforismi è molto bella, perché in poche parole riescono a esprimere e a farci capire tanto della vita. Sì, io poi gli aforismi li adoro, perché comunque sono proprio... energia che esce, no? Adesso io poi torno a dire, non avendo memoria, scrivendone uno al giorno dal 2010, che potete seguire sia sul mio profilo Facebook che sulla mia pagina, ma anche sul sito web martaloc.net, non me li ricordo, cioè me ne ricordo qualcuno, tipo per esempio uno che ho scritto un po' di tempo fa e che è in Pensieri per l'arte. Nessuno riuscirà mai a volare se non, che tra l'altro è legato anche a Dimenticando Santorini, mm-hmm. se non ha se non si convince o non gli viene detto che ha ali per poterlo fare. Ah, che quindi bella questa, questa è sulla cosa. Motivazione personale, no? Sul combattere per i propri sogni. Esatto. Ah, che bella. Oppure, vedi che un poco come si riescono a dire tante cose che ti colpiscono veramente il cuore. Oppure un altro, spesso la vita è ciò che ci succede mentre spesso il destino è ciò che ci succede mentre camminiamo attraverso la vita. Bellissima. Anche questa è. E quella che ci avevi preparato di oggi è sul ballo, sulla ballando, musica. Che bella, ovviamente. Ascoltiamo, ecco, molta attenzione. Allora, non è importante chi muove il primo passo per iniziare a ballare. L'importante è muoversi allo stesso ritmo e danzare sulla stessa musica. Che bella, meravigliosa. Grazie. Bellissima. Purtroppo il nostro tempo però per oggi è terminato. Oh, che tristezza. Avevamo ancora tante cose mamma da dire. Veramente. È vero, tante cose da raccontare, tante, perché comunque è un piacere ascoltarti, hai veramente delle belle cose da raccontarci. Grazie. Da farci sapere. E poi da portare... sono una chiacchierona, vabbè, tanto. Noi donne chiacchieriamo comunque alla fine. Quindi se tu volessi ritornare molto ancora volentieri. Una bella mattina, se sei comoda, se ti è così piaciuto rimanere in mia sì, compagnia, sì, in nostra compagnia, noi farebbe piacere se tu volessi molto anche volentieri. Ritornare a volentieri. Raccontarci ancora qualcosa di te, di queste meraviglie che a me hanno incantato sinceramente. Grazie. Allora, se vuoi magari dare ancora i tuoi contatti, la tua pagina di sì. Facebook, Marta Loc, per... Ok, Marta Loc, è scritto L-O-C-K, mi raccomando, non O-O-K, non O... O-K, ma L-O-C-K. Perfetto. E quindi profilo Facebook, pagina Facebook, sito. Ho anche una pagina per ogni romanzo, vabbè, ma quello poi ci andate se volete. E poi il sito web martaloc.net, dove potete seguire sia l'aforisma del giorno che la mia rubrica L'attimo fuggente, di cui magari parleremo in una prossima volta in modo più approfondito. Brava. E tutto quello che mi riguarda, quindi eventi, interviste, recensioni, tutto su di me. Bene, questa è una cosa molto bella, io non posso che ringraziarti per grazie a te, Paola. Il tempo che tu hai passato con me, con i nostri ascoltatori. Bellissima qua, nostra mattinata. Grazie, a me fa molto piacere. Grazie. Allora un saluto ancora a Marta Loc con tanti, tanti ringraziamenti, tanta fortuna e grazie. Veramente tanti auguri per la tua grazie. Grande carriera. Un saluto a tutti gli amici che ci hanno scritto su Facebook, che ci hanno scritto su WhatsApp. Guarda, aspetta, ce ne sono due, lo vogliamo leggere, magari certo. Uno vediamo, ciao bella. Bello, questo potresti dire il titolo per... Ah no, volevano sapere il titolo di una canzone che abbiamo messo. Era la canzone di Omar Codazzi, non era un country, era It's a Heartache, come che si dice? Heartache. It's a Heartache. Ecco, quello che è passato prima e questo è il brano. Era una cover di Omar Codazzi, però in realtà non è di questa orchestra, è un brano internazionale. Bene amici, allora grazie a tutti voi. Vi lascio in compagnia di Rosita Rota, che è già pronta per passare fino alle ore 15 in compagnia e tempo ancora insieme a voi. Ciao a tutti da Paola Fabiani e Marta Loc. Ciao. Ciao, buona giornata e a domani, mi raccomando, tutti ancora qui.
Ballando tra le news. Ballando tra le news. Ballando tra le news. Solo su Ballando Web Radio. Tutta la musica da ballo dalla A alla Z. Tutta la musica da ballo dalla A alla Z. Bastimento si le fu.